Salve gente, come stai? Spero bene, perché oggi, per tua e mia fortuna, teorizzeremo. Prima di iniziare vorrei ringraziare tutti voi per il vostro sostegno e farò del mio meglio per portare sempre, puntualmente alle 17 di lunedì, teorie sempre originali. Grazie ancora! Siamo alla fase finale per quanto riguarda i combattimenti. Poiché dopo i combattimenti di King contro Zoro e Queen contro Sanji, rimane quello del tetto che segnerà questa guerra, che segnerà a sua volta la fine dell'era degli imperatori. Il potenziamento di Luffy e la liberazione di Wano Kuni. Parleremo del terzo comandante che sembra non essere Jinbe, analizzeremo il gigante Color Spread e parleremo ovviamente anche dei combattimenti. Per non perderti la tua dose settimanale di One Piece, puoi iscriverti. Inoltre, metti mi piace per potermi aiutare con l'algoritmo di YouTube. Per il 1028 abbiamo una grande doppia pagina colorata e ovviamente non è una doppia pagina normale. In effetti Oda ha nascosto un bel po' di cose, come ha fatto in diversi altri capitoli. Intanto possiamo notare Ruffy che combatte col fuoco che gli ricopre tutto il corpo. Osservando attentamente alcuni personaggi si può notare che riescono a controllare gli elementi. E secondo me ciò si può spiegare tramite l'Haki, che è una chiave per controllare gli elementi. L'Haki è una forza che ti conferisce poteri sovrannaturali, che permette diverse cose, e ne nasconde il triplo. Qui vediamo Ruffy in fuoco, con dietro scritto KO. Ciò non starebbe a significare che batterà Kaido con qualche tecnica elementare? Ricordatevi del capitolo 1000, dove ha sferrato un attacco infuocato nominato Red Rock. Ed è una tecnica a quattro riferimenti. Red Rock negli Stati Uniti, Rock l'animale mitologico, Rox il capitano di Kaido e Red per il rosso del fuoco di Ace. La tecnica del capitolo 1000 dimostra che Ruffy batterà Kaido in uno scontro uno contro uno. Ruffy aveva combinato due cose, l'Haki dell'armatura evoluto e l'elemento del fuoco. La tecnica era potente ed efficace. Adesso la seconda tappa è una migliore combinazione, l'investimento dell'Haki del re più l'elemento del fuoco. Se gli fa danni con solo l'Haki dell'armatura, immaginateli quello del re. In effetti Ace, suo fratello, usava molto il fuoco. Dunque, il fuoco risulta molto legato a Ruffy. Ruffy combatte Franky in versione scimmia. E cosa rappresenta Franky in scimmia? Ebbene, il Gear 4. Il Gear 4 è per le tecniche Kong Gun, Kong Organ o ancora King Kong Gun. Lo combatte per sottolineare che la nuova tecnica sarà molto più potente. Akaino ha battuto Ace perché la lava consuma le fiamme. Secondo voi riuscirebbe a consumare le fiamme con Haki del Re? L'Haki del Re di Ruffy? È tutto calcolato. Dopo l'arco di Wano Kuni, Akaino non avrebbe nessuna possibilità. È scritto in alto "This is your story", questa è la tua storia. Ed è tutto legato poiché fa riferimento alla storia stessa. Zoro combatte Chopper in Drago Fuoco, che fa riferimento a King che usa il fuoco e delle ali. Dunque abbiamo avuto la vittoria di Zoro come spoiler. Vediamo che Robin è nella sua forma demoniaca, soggetto principale per alcuni membri. Come Zoro, anche lei adesso è legato ai demoni. Si vede Sanji con una tuta che fa riferimento a quella del Germa. Ha messo da parte il suo orgoglio per poter acquisire più potere. Ed è qualcosa di ideale. E secondo me in futuro farà parte del suo arsenale. Inoltre è con una pistola. E non sarebbe la prima volta che lo potremmo vedere con una pistola. Sia in Strong World, sia nel manga contro Nico Robin. È la prima volta in cui punto la pistola contro una donna. Ma chi vuole? Dunque un giorno combatterà con delle pistole? Ebbene, perché no? Potrebbe combattere da vicino con le gambe e a distanza con le pistole. A livello di gerarchia abbiamo Ruffy, poi Sanji. Abbiamo dunque un posto di terzo comandante libero. Un ruolo molto importante. Ci vuole qualcuno di molto potente che possa combattere gli altri terzi comandanti. Basta vedere Cracker per capire il livello minimo.
bisogna essere molto potenti. Come pretendente abbiamo Jinbe, che però non ha combattuto e battuto Jack, anche se potrebbe benissimo ancora farlo, però un posto di terzo comandante si merita. All'epoca il livello di Jinbe era molto impressionante, ma adesso non più. Mettiamolo contro Kaker e vedremo. Ecco perché secondo me possiamo parlare di Usopp. Lo so che potrebbe essere paradossale, dato che dico che bisogna essere forti. Aspettate che mi spiego. Per quanto riguarda il suo obiettivo, vuole diventare un grande guerriero, e per poterlo fare bisogna essere forti e aver vinto un sacco di combattimenti. Però fino adesso non ha vinto chissà quali grossi combattimenti. Il figlio di Usopp, il miglior cecchino del mondo, deve fargli onore. Dunque ha bisogno di una grande potenza e di grandi combattimenti che deve vincere. A livello dell'equipaggio di Shanks, il terzo comandante è appunto Usopp. La domanda dunque è se un giorno Usopp possa diventare il terzo comandante dell'uomo più potente al mondo. Nell'ipotesi che non sia Jinbe è molto probabile, però avrei bisogno di una nuova potenza. Ritornando alla color spread, sul berretto di Usopp c'è scritto "It's not play". Si potrebbe interpretare in diversi modi, ma per me è chiaro, basterà molto presto alle cose serie. Sulla testa vediamo degli occhiali e cuffie tecnologiche. Dunque, egli può cambiare stile con la tecnologia. Adesso abbiamo due cose, fionda e semi speciali. Frankie ha lavorato con i progetti di Vegapunk, quindi potrebbe aiutare Usopp nella sua evoluzione. E ciò, combinato con buon haki del re e un buon haki dell'osservazione, che però essendo cecchino ha bisogno del risveglio, certo è complicato, ma è ciò che gli serve per avere un buon livello. Usopp è il terzo comandante di Shanks, però Usopp, divenendo il comandante dell'uomo più potente al mondo, sorpasserà suo padre. E infine concludiamo con Ruffy, che nel capitolo 1000 ha colpito Kaido con Red Rock. Il Rock è un volatile mitologico della mitologia persiana. Nella mitologia persiana c'è la divinità suprema, chiamata Ashura Mazda. Fino a qui ci siamo, lui è al sole ed è il suo rappresentante. Un passo al passato con Nika, il dio sole. Abbiamo dunque un Red Rock in riferimento a Nika. O è una coincidenza, una cosa da escludere, o Oda lo ha fatto volontariamente, ciò che penso. Ci sono altri due volatili, la domanda adesso è se farà qualcosa in riferimento agli altri due o solo un altro. Ha il Kong Gon, il King Kong, il Kong Organ e il Kong Gatling con un solo riferimento. Inoltre il simbolo dei Kozuki è un volatile, che coincidenza! Comunque sia, il futuro re dei pirati ha diverse opzioni. E come dice a Kaido, finché è in vita, le possibilità sono infinite. È tutto da Godwin. Passo e chiudo.